Buongiorno a tutti, sono Alessandre Pasto e sono uno studente di dottorato alla Sapienza con il professore Panconesi. Quest'estate mi sono recato a Google New York e ho lavorato con questi ricercatori di Google, in particolare John Feldman, Silvio Lattanzi, Va Mirokni che sono ricercatori a Google e anche con professori della Sapienza che si trovavano lì in visita a Google e altri impiegati del team di AdWords e ho lavorato a un progetto relativo appunto al sistema AdWords che adesso vi descriverò brevemente. Ogni qualvolta un utente introduce una query nel motore di ricerca Google, vengono presentati in pochi istanti tutta una serie di risultati per questa ricerca. La maggior parte di questi risultati, che sono quelli che si trovano qui in fondo alla pagina, sono detti risultati organici, quindi sono scelti dall'algoritmo sulla base di criteri puramente meritocratici, ovvero sono delle pagine web selezionate perché sono rilevanti alla query. Altri risultati invece, che si trovano in alto nella pagina eh, e spesso anche sul lato destro, sono sempre risultati rilevanti rispetto alla query che abbiamo introdotto, ma che sono scelti all'interno dei link sponsorizzati a Google e quindi sono risultati a pagamento introdotti tramite il sistema AdWords. Quindi AdWords si occupa quindi di mettere in connessione gli inserzionisti pubblicitari che vogliono sponsorizzare le proprie aziende con eh, la piattaforma Google per introdurre delle pubblicità. Quindi come funziona AdWords? Essenzialmente ogni qualvolta l'utente introduce una query sul uh, motore di ricerca, in, in pochi istanti devono essere scelti tra tutti quanti gli inserzionisti pubblicitari presenti in AdWords quelli che sono più rilevanti per la specifica query che l'utente ha introdotto. Come potete immaginare questo problema è molto complesso dal punto di vista computazionale, dato che, abbiamo, cioè, dato che Google riceve ogni giorno più di un miliardo di query. Molte di queste query sono ovviamente query nuove, mai viste, introdotte per la prima volta dall'utente e per ognuna di queste, anche per le più improbabili, Google deve scegliere all'interno di tantissimi inserzionisti pubblicitari esattamente quelli che sono più appropriati e allo stesso tempo deve stabilire. Come questi, quanto queste inserzioni pubblicitarie eh, spenderanno per questa pubblicità. Quindi, ci sono tutta una serie di sfide dal punto di vista tecnologico, scientifico e anche economico e algoritmico che AdWords deve risolvere per far funzionare questo sistema. Ad esempio, ovviamente, quello che ho detto, una delle sfide principali è quella di scegliere la migliore pubblicità per la specifica query in tempo reale. La seconda sfida è, ad esempio, assegnare un pre, il prezzo giusto a questa pubblicità. Infatti il modello di business di Google è che praticamente l'azienda viene pagata unicamente quando l'utente... Clicca sul link sponsorizzato e questo pagamento, cioè quanto verrà pagato, viene stabilito tramite un complesso meccanismo di aste in real time. Che, eh, nel quale l'inserzionista pubblicitario fa un'offerta per il link pubblicitario e sulla base appunto, delle relazioni degli utenti e così via, viene stabilito in diretta quanto questo inserzionista andrà a pagare. Poi ci sono altre sfide e eh, problemi algoritmici molto importanti che vengono affrontati a Google, ad esempio quello di suggerire nuove query agli inserzionisti pubblicitari per permettergli di espandere la propria azienda con, in sempre nuovi contesti anche con, sponsorizzando query che non avevano immaginato e, e così via. Quindi questi sono tutta una serie di esempi di problemi che vengono risolti. In AdWords, eh, mi vorrei sottolineare che questi problemi per essere risolti spesso richiedono una profonda componente algoritmica e scientifica e in, in vari e vari risultati molto importanti della scienza. Ad esempio, il meccanismo con il quale viene stabilito il prezzo nelle aste online è un meccanismo basato sulle ricerche di alcuni economisti che hanno vinto il premio Nobel per questa ricerca. Quindi, questo per dare un'idea di quanto sono. Spesso ci sono dei problemi molto importanti che vengono affrontati in AdWords. Questi problemi non sono solamente scientificamente rilevanti e interessanti, ma sono anche essenziali dal punto di vista del business dell'azienda Google. Infatti più del 95% delle, delle entrate di Google derivano dalla pubblicità online, quindi stiamo parlando di un business da più di 40 miliardi di dollari all'anno e come mostra la slide queste entrate sono in continua crescita. Quindi come potete immaginare molte persone lavorano ad AdWords a risolvere questi problemi, io quest'estate mi sono occupato in particolare di uno specifico problema di AdWords che adesso vi presenterò. Il problema è il seguente: immaginate di prendere in considerazione uno specifico inserzionista pubblicitario, quindi un'azienda come potrebbe essere la Nike. A questo punto, noi ci vogliamo chiedere quali sono i principali concorrenti di questa azienda sul mercato. Questa è la prima domanda, e la seconda domanda è quali query potremmo suggerire a questa azienda da sponsorizzare. Queste domande sono eh, abbastanza naturali e ovviamente vogliamo risolvere questo problema, quindi rispondere a queste domande in maniera totalmente automatica, quindi senza intervento dell'uomo, tramite un algoritmo che analizzi i dati di AdWords per rispondere a questa domanda. Questi due obiettivi, ovvero trovare i concorrenti e suggerire quelli, sono molto importanti eh, dal punto di vista di Google e anche degli inserzionisti per varie ragioni. Una di queste è che ovviamente conoscere i concorrenti è un'informazione di business intelligence fondamentale per, per l'azienda, non solo Google, e quindi per il team di vendita di Google, ma anche per le aziende stesse che fanno pubblicità, come potete immaginare. Inoltre suggerire query rilevanti e conoscere i propri competitori può, può migliorare l'impatto pubblicitario di queste aziende e al tempo stesso aumentare anche gli introiti di Google, dato che, come abbiamo detto, l'azienda guadagna unicamente se l'utente ritiene rilevanti le pubblicità che vengono... Introdotte e clicca su questi link, e infine, un'ultima un ragione per cui questo è molto interessante è che, con, conoscendo i veri concorrenti dell'azienda, si possono mostrare delle reportistiche accurate a questa azienda, spiegandogli quali sono le proprie performance paragonate a quelle dei propri principali competitori e concorrenti. E quindi si possono fare dei performance benchmark più rilevanti e più precisi, ma per far questo, ovviamente, dobbiamo conoscere i veri competitori dell'azienda. Adesso parlerò brevemente dei dati che abbiamo a disposizione per poter affrontare questo problema. Come eh, potete immaginare, Google riceve, come ho detto, più di un miliardo di query al giorno e eh, ogni qualvolta viene ricevuta una query nel motore di ricerca, una serie di informazioni importanti su queste query vengono memorizzate in dei log. Tra queste informazioni viene memorizzato, ad esempio, il testo della query che viene introdotta e, tutta, eh, eh, e quali inserzioni pubblicitarie vengono mostrate rispetto a questa query. Quindi, cosa, è, cosa è stato mostrato l'utente rispetto a questa query. Altre informazioni molto importanti che vengono memorizzate in questi log sono ad esempio quali sono state le reazioni degli utenti, quindi se hanno cliccato quanto ha speso questa azienda per, per pubblicizzarsi rispetto a questa query specifica e, e altri dati su come è stata introdotta questa query, ad esempio da dove proviene, la lingua in cui è stata scritta e altre informazioni di questo tipo. Infine, un ultimo uh, dato estremamente importante che, che Google riesce in un certo modo a determinare è la categoria di mercato o il segmento di mercato a cui queste query si riferiscono. Quindi ad esempio in queste, in queste tre query che sono entrambe riferite al marchio Nike, la prima che è Nike Store New York è riferita al segmento di mercato dei rivenditori e dei negozianti, mentre invece la seconda che è scarpe da calcio è riferita al... Segmento di mercato degli accessori e del vestiario, la stessa cosa si può fare perché ci sono tantissimi segmenti di mercato. Perché questa informazione è molto importante? La ragione è che i grandi competitori, quali l'Amazon e Ask.com, come potete immaginare, cioè i grandi inserzionisti, competono su differenti segmenti di mercato. Cioè, ad esempio, eh, Amazon vende sia libri ma anche CD, musica, vestiti e così via, e, e quindi i concorrenti dell'azienda cambiano notevolmente da un segmento di mercato all'altro. Di conseguenza il problema specifico che vogliamo risolvere è più precisamente che data una determinata azienda, quindi un inserzionista, è uno specifico segmento di mercato, vogliamo conoscere quali sono i concorrenti di questa azienda in questo specifico segmento di mercato. Quindi adesso vi ho spiegato più o meno quali sono i dati che abbiamo a disposizione, questi dati inizialmente sono sotto forma di log, quindi sono database enormi, enormi sequenze di, di stringhe, caratteri così via, memorizzati, adesso una domanda che ci dobbiamo porre prima di tutto per poterli veramente utilizzare in un sistema, in un algoritmo, è come rappresentarli in un formato che sia facile e efficiente da analizzare dal punto di vista algoritmico. Quindi quali sono le, le informazioni che vorremmo riuscire ad estrarre da questi dati? Innanzitutto una cosa che a noi ci interessa sicuramente è capire le relazioni che ci sono tra gli inserzionisti pubblicitari e le query che vengono sponsorizzate su Google. Questa è ovviamente la, la base del sistema. Inoltre non solo ci interessano le relazioni, ma anche conoscere alcune statistiche su queste relazioni. Quindi, quanti click ha ricevuto un determinata, una determinata inserzione pubblicitaria per una determinata query e così via. Un'altra cosa che vogliamo tenere in considerazione, come ho detto, sono anche queste distinzioni nelle categorie di mercato delle singole query, e questa struttura dati ideale che vogliamo realizzare deve essere anche ovviamente eh, manipolabile in maniera efficiente tramite gli algoritmi. Quindi adesso vi eh, vorrei convincere che la soluzione ideale per affrontare questo problema è modellarlo tramite un grafo. Quindi, che cosa sono questi, questi grafi? I grafi sono molto importanti nell'informatica e anche nella matematica, sono un oggetto matematico che è studiato da secoli, probabilmente a partire dal 1700, quando Eulero si è posto un problema che, ovviamente, è molto diverso da quello che ci stiamo, stiamo ponendo adesso, che però. È rilevante nel senso che anche per risolvere questo problema bisogna utilizzare dei grafi e quindi il problema che si è posto è il seguente. Nella città di Königsberg nel 1700 Euler si è chiesto se è possibile attraversare tutti i ponti della città, questi sette ponti, se senza passare due volte sullo stesso ponte. Quindi questa era una domanda abbastanza interessante da un punto di vista matematico e lui ha realizzato che il modo migliore per affrontare questa domanda è rappresentare questa mappa come un grafo che è disegnato qui. E non so, dopo questo ovviamente è nata un'enorme un teoria sui grafi che è stata studiata per secoli dai matematici, e a, ma adesso i grafici sono interessanti non solo per i matematici ma anche per gli informatici, per coloro che si occupano di big data, gli statistici, l'economia e così via, perché i grafi sono praticamente ovunque. Un esempio di grafo che ho già presentato precedentemente sono le reti sociali, che sono grafi di amicizia ad esempio di interesse, nel quale... Gli elementi sono le persone, le connessioni sono relazioni tra queste persone, poi esistono grafi di natura tecnologica quali Internet, può essere considerato un grafo di computer connessi da link. E poi in realtà ci sono esempi di grafi anche nei contesti più impensabili, quali contesti biologici, nei quali i grafi possono rappresentare le reazioni tra geni o organismi, nell'economia, in cui i grafi possono rappresentare le, le interazioni tra le azioni in borsa, insomma, i grafi possono essere utilizzati per tutto. Quindi adesso vi, vi spiegherò brevemente come, eh, cioè, cosa, come è definito un grafo, giusto per rinfrescare un po' la definizione, in caso non l'avesse ricordato, se non l'avesse sentita, e poi vi dirò come abbiamo utilizzato i grafi in questo contesto. Quindi i grafi sono definiti da due oggetti, i primi sono in, mo, due oggetti molto semplici, il primo sono i nodi, in questa slide ci sono quattro nodi, A, B, C, D, sono semplicemente degli oggetti astratti matematici ma li possiamo rappresentare come delle sferette, e poi la seconda componente dei grafi sono gli archi, che sono praticamente delle, in questo caso rappresentati come delle lineette che congiungono coppie di nodi. Quindi, qua abbiamo un grafo che è definito dai nodi A, B, C e D e dall'arco AB, l'arco BD, l'arco AD e l'arco DC. E questo è tutto quello che definisce un grafo, cioè solamente i nodi e relazioni tra nodi. Come viene disegnato, quanto sono lunghe queste linee, la loro inclinazione, non ha nessuna importanza, perché, ovviamente, stiamo parlando di un oggetto astratto. I grafi sono molto interessanti nel nostro caso perché hanno un'altra proprietà ovviamente interessante, che è quella di poter rappresentare relazioni di, di valore e di importanza diversa. Quindi in questo caso, ad esempio, stiamo rappresentando la relazione AD vale di più della relazione AB, cioè stiamo rappresentando un valore numerico a questi dati. Adesso, de definito che cos'è un grafo, vi posso far vedere come possiamo rappresentare i dati di AdWords che ci interessano tramite appunto un grafo. Questo grafo è definito ancora una volta da nodi e archi, quindi quali sono i nodi? In questo caso c'è un nodo per ogni inserzionista pubblicitario, quindi Nike, Puma e Adidas, e un nodo per ogni query che un utente ha introdotto a Google. Questi nodi, quindi le inserzioni pubblicitarie e le, le aziende, e le query, sono connessi da archi e su quest'arco possiamo memorizzare un'informazione interessante quale, quanto ha speso questo inserzionista pubblicitario per quella pubblicità e Infine ovviamente possiamo partizionare questi nodi che rappresentano le query in, varie, in vari segmenti di mercato, quindi negozianti, venditori e così via, e quindi tutto, come potete vedere questo rappresenta tutto quello di cui noi abbiamo bisogno per affrontare questo problema. Come potete immaginare questa struttura dati, questo oggetto matematico, algoritmico, come vogliamo dirlo, è enorme, è gigantesco nel nostro contesto, dato che abbiamo più di un miliardo di query al giorno, come potete immaginare, tantissimi inserzionisti pubblicitari e ovviamente i segmenti di mercato sono arbitrariamente complessi possiamo definire un segmento di mercato per qualsiasi cosa quindi possiamo tranquillamente avere centinaia di segmenti di mercato eppure di più ultima proprietà interessante di questo oggetto è che possiamo vedere che ci sono connessioni solamente tra questo tipo di nodi quindi gli inserzionisti e le query e mai tra coppie di nodi all'interno della stessa classe quindi matematicamente si dice che questo grafo è bipartito e vedremo dopo come questa proprietà può essere utilizzata per risolvere il problema in modo più efficiente quindi adesso definirò più o meno in maniera un po' più formale il problema che vogliamo risolvere, che è quello di trovare gli, i, comp i competios di una determinata azienda e suggerire query. E quindi come lo possiamo definire? Abbiamo in input questo grafo enorme in cui ci sono gli inserzionisti e le query, ci viene dato in input uno specifico inserzionista pubblicitario, quindi il nodo A, ci viene dato in input un insieme di eh, segmenti di mercato che ci interessano. Quindi le query qui sono rappresentate con dei colori diversi, ci viene detto che ci interessa il colore rosso e il colore giallo, a questo punto noi guardiamo il sottografo che contiene solamente queste query interessanti per noi e ci chiediamo quali sono i nodi più simili in questo grafo al nodo A, quindi quali sono gli advertisers più simili al nodo A e quali sono le query più rilevanti per il nodo A. Ovviamente questa è solo una definizione informale perché non ho definito precisamente il concetto di similarità, per cui per poter risolvere questo problema algoritmicamente dobbiamo dare una definizione formale di cosa intendiamo per due nodi per essere simili. Esistono in letteratura innumerevoli possibili definizioni di similarità per grafiche, che sono basate sulla loro struttura, la topologia o anche oggetti matematici più complessi quali le passeggiate aleatorie, di cui parlerò un pochettino dopo. E ovviamente tra tutte queste definizioni la prima domanda che ci dobbiamo porre per sceglierne una che funzionerà nel nostro sistema è qual è accurata per il nostro problema, ovvero quale veramente permette di identificare i concorrenti di un'azienda e suggerire query rilevanti. La seconda domanda che ci dobbiamo porre è quale di queste misure di similarità può essere effettivamente calcolata con un algoritmo in maniera efficiente, su un grafo che è enorme, che è perché ha miliardi di elementi e decine di miliardi di connessioni tra questi elementi. E la terza domanda a cui dobbiamo rispondere è naturalmente quale di queste misure può essere calcolata in real time? La ragione è che questo sistema che vogliamo realizzare, alla fine l'idea è quello di introdurlo in uno, come servizio all'utente e quindi vogliamo che la risposta sia data in tempi molto rapidi, altrimenti non sarebbe utilizzabile in alcun modo. Prima di descrivervi come abbiamo scelto la misura di similarità da calcolare e come l'abbiamo calcolata, però, faccio, farò una breve digressione su quelle che sono, secondo me, probabilmente le tre componenti principali di Big Data, che, in modo da poter spiegare il nostro approccio. Allora, i tre componenti di Big Data sono sicuramente tantissimi dati, e questi cioè, ce li abbiamo perché, come vi ho detto, abbiamo un grafo gigantesco. Il secondo componente fondamentale è dato da un'infrastruttura hardware e software sofisticata che permette di analizzarli in maniera efficiente. Ovviamente, senza questa infrastruttura non è possibile nemmeno memorizzarli o guardarli questi dati, quindi figuriamoci di farci dei calcoli. La, la, la terza componente, di cui parlerò successivamente, è una, sono dei sistemi algoritmici efficienti e complessi che permettono di analizzare questi dati sfruttando questa infrastruttura. Qui, adesso, parlerò brevemente di MapReduce che è un'infrastruttura hardware e software sviluppata a Google che permette di fare delle cose grandiose con i big dati e in generale con analizzare dati di grande dimensione. Dato il tempo a disposizione che è limitato, farò semplicemente un breve esempio tratto dal mondo culinario per descrivere che cos'è eh, MapReduce applicato a big data. L'idea allora, è la seguente, immaginate di voler eh, cucinare delle bruschette capresi e di volerne fare tantissime, una quantità enorme. Più di quanto un singolo cuoco possa fare. Come si può risolvere questo problema? L'idea è la seguente: innanzitutto possiamo impiegare più di un cuoco, quindi potremmo ad esempio avere tre cuochi e assegnare a un cuoco il lavoro di tagliare il pane, un altro quello di tagliare il pomodoro un altro quello di tagliare la mozzarella. Questo è l'approccio di MapReduce. Abbiamo tantissimi dati, ognuno di questi, cioè questi dati vengono frammentati in piccole quantità che sono analizzabili da una singola macchina e vengono dati in passo alla macchina tramite l'operazione di Map che li analizza indipendentemente. Quindi ogni operazione di mappa può procedere in parallelo su una macchina diversa. A questo punto, che abbiamo affettato il pane, tagliato il pomodoro e la mozzarella, però, per fare la bruschetta, dobbiamo metterli assieme queste tre cose. E questo succede pure dentro MapReduce, tramite appunto l'operazione di Reduce, nel quale queste macchine si scambiano i dati fra di loro tramite delle connessioni in rete. Stiamo parlando di macchine che si trovano tipicamente nello stesso data center, quindi sono proprio oggetti distinti che si scambiano questi dati, e poi li mettono assieme e li rimanipolano in qualche modo. Quindi, in questo caso, ad esempio, unendo questi tre ingredienti. Come potete immaginare, questa cosa è ovviamente molto complessa dal punto di vista dell'architettura e degli algoritmi e richiede un ripensamento completo dell'approccio ad analizzare i dati, dato che bisogna dividere i task da realizzare in modo che siano totalmente indipendenti e analizzabili in maniera distinta uno dall'altro. Ma eh, tutto questo ovviamente eh, dà eh, grandissime potenzialità, dato che possiamo adesso disporre questo sistema su macchine, di, su un numero veramente elevato di macchine e poter risolvere quindi problemi che prima erano impensabili. Perché MapReduce è interessante? Eh, la, la ragione è la seguente, ed è che praticamente MapReduce permette di poter parallelizzare degli algoritmi che possono a questo punto scalare su grafiche di grandi dimensioni. Quindi noi abbiamo analizzato, abbiamo considerato vari algoritmi per questo problema e alla fine siamo giunti alla conclusione che il Personalized PageRank, che adesso vi descriverò brevemente, è uno degli approcci migliori per trovare i competitori di una mia azienda e suggerire query. Quindi che cos'è il personale di PageRank? Innanzitutto è un algoritmo basato su passeggiate aleatorie su grafi, quindi è un oggetto abbastanza complesso dal punto di vista matematico perché ha una grandissima letteratura di sopra, che adesso vi descriverò molto brevemente, ed è, è un parente stretto del più noto PageRank, che è già stato nominato oggi. PageRank è, è l'algoritmo inventato dagli, dai fondatori di Google e che è stato alla base all'inizio di come Google ordinava i risultati di ricerca, quindi è proprio stato fondamentale per il successo dell'azienda. È un algoritmo noto, è pubblicato, e su questo algoritmo sono state fatte varie varianti, tra cui anche il personalized page rank. Che cos'è? Adesso per spiegarvi come funziona la passeggiata aleatoria ricorrerò a un esempio di un, questo simpatico personaggio, che si trova, immaginate, il eh, nostro eroe si trova su, sopra un grafo. Questo è il grafo che abbiamo a disposizione, è l'input del nostro problema, quindi rappresenta le relazioni tra gli inserzionisti pubblicitari fra di loro. Eh, questa passeggiata aleatoria inizia da uno specifico nodo del grafo, che in questo caso è rappresentato con il nodo rosso, che è l'azienda la, dal quale noi vogliamo calcolare i competitori, cioè rappresenta, è la rappresentazione informatica dell'azienda di cui noi vogliamo conoscere i competitors e i concorrenti. La passeggiata aleatoria funziona così, a ogni passo il nostro eroe lancia una moneta. Se esce testa, decide di muoversi in uno degli altri nodi con cui, che è connesso con quello in cui si trova adesso. E questo nodo viene scelto in maniera uniforme a caso: cioè tutti e tre questi nodi sono equiprobabili e si muove così. Dopodiché, lancia ulteriormente la moneta, è uscita di nuovo testa, quindi andrà su uno dei nodi che si trova connessi con quello attuale e così via. Se invece esce croce. Allora, il nostro errore salta di nuovo sul nodo iniziale, quello rosso, e questo processo ovviamente può essere ripetuto tantissime volte, in maniera ideale o ovviamente calcolato in maniera più efficiente da un punto di vista algoritmico tramite reduce. Perché questo è interessante e l'idea è la seguente: se noi facciamo una passeggiata veramente lunga, cioè riproduciamo questo processo tante volte, alla fine la quantità di tempo che il nostro eroe passa in ogni singolo nodo del grafo convergerà verso un valore fisso, che è dato dalla struttura topologica di questo grafo. E quindi noi possiamo assegnare un punteggio a ogni nodo del grafo che è proporzionale a quanto tempo questa passeggiata aleatoria passa su questo nodo. Questo è interessante perché a questo punto possiamo ordinare tutti i nodi del grafo in ordine decrescente di questo punteggio e quello che avremo è che i nodi che avranno il punteggio più alto sono quelli che effettivamente sono più vicini a quello iniziale, che sono meglio connessi. Quindi questo qua dà un certo senso una misura di similarità a quanto hai tutti i nodi del grafo rispetto a quello iniziale. E, e questa proprietà può essere formalizzata ne, 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 con il concetto di. con la definizione di una sorta di misura di comunità dei nodi. Quindi questo, questo algoritmo riesce a identificare le comunità di nodi nei grafi e c'è un'enorme letteratura su questo algoritmo. Ovviamente calcolare questa misura di similarità è molto costoso, infatti, calcolarla esattamente è complicato e non è fattibile nelle nostre scale, dato che richiede un tempo. Che è proporzionale al cubo del numero di nodi che abbiamo a disposizione. Quindi, noi abbiamo più di un miliardo di nodi, un miliardo al cubo è un numero ovviamente impensabile, non possiamo assolutamente farlo. Per fortuna c'è una grande letteratura su calcolare il personalized page rank, il page rank in generale, con MapReduce, che, che può scalare su grafi molto grandi, quindi grafi che hanno centinaia di milioni di nodi. Questo, ovviamente, è molto utile, noi l'abbiamo dedicato nella nostra ricerca, però non è di per sé sufficiente. E infatti quello che ci dobbiamo affrontare sono tre sfide algoritmiche. La, la prima è che i nostri grafi non sono semplicemente grandi, ma sono giganteschi. Cioè abbiamo non centinaia di milioni di nodi, ma miliardi di nodi e anche più. Quindi anche MapReduce da solo non è sufficiente, anche la letteratura attuale non è sufficiente. La seconda sfida è che MapReduce, come vi ho detto, è un sistema complesso costituito da tantissime macchine connesse fra di loro in un data center, quindi non è sicuramente real time, perché da quando noi facciamo una richiesta a MapReduce a quando anche solo queste macchine si attivano ci vogliono dei tempi molto elevati quindi sicuramente MapReduce non può essere la risposta per risolvere questo problema e il secondo problema è che ovviamente eh, potremmo utilizzare MapReduce per precomputare in anticipo le risposte a questo problema, in linea teorica potremmo ad esempio calcolare per ogni competitore per ogni possibile segmento di mercato quali sono i, i, i suoi competitors però questo non è fattibile perché il numero di sottinsiemi di categorie di mercato a cui possiamo essere interessati è esponenziale, quindi chi chiaramente non possiamo nemmeno precomputare la risposta questo vi, vi spiegherò brevemente le due idee e algoritmi che abbiamo utilizzato per affrontare questi tre problemi. La prima idea è quella che possiamo utilizzare una sorta di concetto di compressione, come, come è stato descritto precedentemente, per ridurre il problema principale che è dato dalla dimensione dei dati. Quindi quello che faremo è che sfrutteremo la struttura reale di questi dati, che non è casuale, ma ha delle proprietà molto interessanti, per ridurre di molto lo spazio che ci serve per rappresentare questo grafo e quindi il tempo per analizzarlo. Come cosa faremo? Come vi ho detto prima, questo grafo è costituito da due tipi di nodi, ci sono gli inserzionisti pubblicitari e le query, e c'è questa proprietà interessante che gli archi connettono solo nodi di queste due categorie diverse, non connettono nodi dello stesso tipo. Quindi ab abbiamo sviluppato una tecnica con il quale questo grafo enorme che ha più di un miliardo di query e tantissimi advertisers, diventa un grafo che ha solamente advertisers. E come potete immaginare... Per quanto gli inserzionisti su AdWords sono tantissimi, ovviamente non sono della stessa scala del numero delle possibili query introdotte da tutti quanti gli utenti del sistema. Quindi questo grafo si riduce di un fattore di più di 750. Dopodiché, eh, dopo che abbiamo questo grafo che ha solamente inserzionisti e connessioni tra inserzionisti, con un'altra tecnica interessante riusciamo a calcolare il, eh, il personalized page rank su questo grafo e a ottenere poi un ranking che si riesce ad estendere a tutto il grafo iniziale. Quindi alla fine abbiamo il risultato su che ci interessava, la distribuzione di probabilità su ognuno di questi nodi di questa passeggiata aleatoria. Questo si può formalizzare in un teorema che ovviamente non descriverò per una questione di tempo, però l'idea è che questa passeggiata aleatoria veramente viene calcolata in maniera corretta e questi risultati sono basati su tutta una serie di proprietà matematiche interessanti studiate a partire dagli anni 70, anni anche 60 nel, con nel contesto delle catene di Markov. Quindi abbiamo risolto il primo problema. Adesso possiamo far scalare il, il, il personale anche su questi grafi enormi. Ma rimangono ancora questi altri due problemi: ovvero che MapReduce ancora non è in real time. Quindi, cosa facciamo? La, no, la seconda idea è quella di applicare un algoritmo che è eh, in due step. Nel primo step, utilizzeremo i data center di Google per far girare una, un algoritmo MapReduce molto pesante dal punto di vista computazionale, però fattibile. Su tante macchine, quindi faremo una sorta di precomputazione di una parte dei risultati. Nella seconda fase, invece, utilizzeremo un algoritmo efficiente e iterativo che può girare su una singola macchina e che quindi è real time. Cosa facciamo? Dato che non possiamo calcolare per ogni possibile sottoinsieme delle categorie, quindi per ogni possibile sottoinsieme dei colori, tutte le risposte per tutti quanti gli inserzionisti, quello che facciamo è che guardiamo una categoria alla volta in isolamento. Questo è fattibile perché sono in un numero limitato. Quindi guarderemo ad esempio solo la categoria rossa, e il grafo che è dato da tutti gli inserzionisti e tutte le query del, eh, rosse e precomputeremo i risultati che verranno scritti in una struttura di dati apposita, ad esempio una di quelle sviluppate a Google per memorizzare tanti dati, quali ad esempio Big Table. Fare un esempio. Dopodiché precomputeremo di nuovo i risultati per, la, per solamente i nodi gialli, la stessa cosa la faremo per, per i nodi verdi, e avremo pre la precomputazione di tutte le, queste singole categorie di nodi. Quando riceviamo la richiesta da parte dell'utente di volere il ranking di una specifica azienda per, i nodi, per il segmento di mercato che comprende le query rosse e le query gialle, quello che facciamo è che andiamo a leggere in questa struttura dati i risultati che abbiamo precomputato e con una tecnica efficiente e iterativa otteniamo la risposta delle query, del segmento di mercato che contiene l'unione di questi due sottoinsieme. Quindi, questo quest algoritmo è iterativo, quindi può essere girato un certo numero di passi. Più passi vengono utilizzati, più eh, la risposta viene accurata. E quello che abbiamo visto nei nostri esperimenti è che anche pochi passi sono sufficienti, quindi per ottenere una risposta molto interessante, e di conseguenza l'algoritmo è praticamente real time. E così abbiamo affrontato tutti e tre i problemi: dato che eh, adesso utilizziamo MapReduce solamente nella fase di precomputazione, che non è real time, e poi non, non precomputiamo la risposta per tutte quante le di sotto insieme. Quindi in conclusione quello che abbiamo visto è che eh, è possibile eh, affrontare questo problema in maniera algoritmica con l'approccio big data e abbiamo fatto un'analisi sperimentale dei, dei, dei risultati quindi del nostro sistema e abbiamo verificato, dopo averlo implementato veramente, che, che dia delle risposte interessanti, ovvero identifichi i concorrenti di un'azienda e suggerisca query interessanti. Questo sistema è attualmente in fase di testing eh, nell'azienda per vedere se è possibile integrarlo e abbiamo anche sottomesso un lavoro scientifico su questo lavoro, su, cioè su quello che abbiamo fatto dal punto di vista algoritmico. Per cui io vi ringrazio per l'attenzione e ho concluso.